troppo frettolosa e, come spesso capita in Italia, ci si sta muovendo tutti in massa, trascinati dal trend del momento, quando invece bisognerebbe pensare ai propri interessi, quello che vuoi veramente e non quello che vuoi far vedere agli altri. Conta non essere ma far vedere, e purtroppo i social questo aspetto lo stanno peggiorando, perché siamo in tanti, forse siamo anche un po' in troppi. Mamma mia, che luce, è troppo forte. Buongiorno. Oggi è un giorno speciale. Oggi è sabato, alle 2 gioca la Reggiana. Ma soprattutto progettiamo il 2001. Oggi progettiamo il 2021 di Sbragliando. Vabbè, lo progettiamo dopo. Buonanotte. Allora, il progetto è questo. Ci sono due aspetti che voglio migliorare del mio canale. Il primo è la qualità video nelle live. Quindi video non scattoso, audio pulito e la location. Perché è vero che la mia sala prove adesso è inutilizzata perché non suonando più nei locali. C'è più richiesta, però non è adatta per fare ciò che ho in progetto, ovvero video o vlog dedicati appunto al mio settore, ma anche cose che possono andare al di là, quindi fuori dall'argomento. Lo farò partire tra qualche settimana. Per il 2021 ho intenzione di fare una location, un bello studio, un bel setup dedicato ai live del sabato sera. Voglio puntare fortemente su queste cose perché, anche se non fanno un sacco di visualizzazioni, fanno la differenza, e vi spiego anche il perché. Il post editing, quindi quando fai un video, ti porta a scegliere l'argomento e raccontare praticamente una sorta di realtà filtrata, tipo quello che sto facendo adesso. Su 20 minuti di video che possono essere, 10 vanno eliminati per pause, per errori, per difetti. No! Post editing serve che altro a questo, per rendere il video piacevole e perfetto a chi lo guarda e lo ascolta. Io però sono fatto strano. A me piace molto il contatto sia con la gente, il fattore live, senza ovviamente tralasciare che il mercoledì sarà un must del mio canale, quindi il video uscirà sempre ogni mercoledì. Però il sabato deve essere un momento dove viene fuori la vera anima di Sbragliando. Ecco, quello sì. Dopo varie prove e vari tentativi, ho visto che comunque ho un seguito. Tra l'altro, in futuro sicuramente non dovrò più fare le live al sabato sera, perché è ovvio che quando si sbloccherà la situazione, quindi non saremo più in lockdown, le zone non saranno neanche più gialle e saremo tutti vaccinati. Al sabato sera si esce e si fa altro. Si cercherà di tornare alla vita di prima, almeno io spero che questo accada, perché io sinceramente non ne posso più. Nero convintissimo. Non solo per la mascherina, ma per tutto, per andare a bere fuori con gli amici, per suonare nei locali, la movida, insomma andare fuori in piazza, una passeggiata la sera, insomma ci sono tanti aspetti che per 12 mesi ci sono venuti a mancare, a me personalmente. Poi ci sono anche di quelli che se non sono stra-fregati con gli... la loro vita beatamente senza rispettare la minima regola, però questo non mi compete. Detto ciò, non faremo più live al sabato sera in futuro. Cercherò di trovare un giorno che sia efficace, che non sia un problema anche per me a livello di tempistiche. Valuteremo se farlo la domenica sera, magari che è una giornata un po' più sciatta, quindi si è tutti a casa. E soprattutto cercherò di valutare anche le varie situazioni che si creano, perché se ci sono tante live la domenica sera, non conviene certamente a me di farne un'altra che si sovrappone ad altre, non conviene a nessuno, si perde in visualizzazioni e quindi non è giustamente la tattica migliore. Dove faccio lo studio? Beh, lo studio lo faccio nella cucina. Cazzetto!
Ho chiamato già qualcuno che viene a spuntarmi la cucina oggi pomeriggio. La cucina gliela regalo. Te la regalo uno, te la regalo due e non te la regalo più. Faccia da perla, lasciala qui. Perché è un cucinotto di 30 anni fa, quindi diciamo che non ci voglio lucrare quei 200-300 euro, è una pagliacciata. Però è una cucina funzionante, azzurra, non è bruttissima. Completa con forno, con frigorifero, lavello, c'è tutto. La proposta è stata: ragazzi, venitela a spuntare, io ve la do gratis, però me la portate via. Non ho fatto in tempo a mettere l'annuncio sui gruppi Facebook dei mercatini, che in 10 minuti mi hanno contattato in più di 20 persone. Oh, la Madonna! E quindi tanto meglio, così evito di fare la fatica. E una volta che la stanza sarà vuota, avrò tempo e modo di ragionare su cosa costruirci. È da 20 giorni che ci sto pensando, non sto pensando a nient'altro. Non vedo l'ora di mettere mano su questo progetto e vedere dove porta, anche perché voglio migliorare su tutto: il modo di fare, il modo di agire, le riprese, tutto. Tutto quello che è stata una critica per me fino adesso da parte vostra è stata recepita come giusta, per la quale vale la pena crescere. E dopo un anno di sbragliando, vi posso garantire che ogni singolo vostro feedback è stato valutato. Anche se non ho risposto a tutti, anche se non sono stato sempre dietro ai commenti, vi posso garantire che li ho letti tutti. Ho imparato molto dai miei errori, ho imparato tantissimo da altri miei colleghi, nel senso che alcuni consigli e tante dritte mi sono state date da fonti esterne per quello che riguarda questo mondo strano di YouTube. E quindi devo dire che sono molto molto contento di avere amici intorno a me, prima di essere dei colleghi, e poi soprattutto il pubblico affezionato che mi segue. Stiamo parlando di numeri che sono ancora abbastanza esigui, quindi non è proprio un vero canale, diciamo, con quei numeroni da fare spavento. Però per me è un passo gigantesco, è un avanzamento che mai mi sarei aspettato. Poi vale anche la pena parlare di quello che è successo al camper, perché io ho fatto nascere questo canale proprio per l'esistenza del Vanubi, quindi avere questa possibilità di parlare di un argomento che adesso sta andando tantissimo e sta colpendo un settore molto vasto, quindi non si parla solo del van in sé, ma si parla proprio di un mondo che ci sta girando dietro, il mondo del plein air, una situazione che si sta venendo a creare meravigliosa, dove in tanti stanno riscoprendo appunto che esistono modi e alternative di fare vacanza e fare viaggi fuori porta, non prenotare, a non organizzare le vacanze con orari e posti prestabiliti. Si sta parlando di un mondo che si sta evolvendo, anche se si sta evolvendo in una maniera secondo me non corretta, troppo frettolosa, e come spesso capita in Italia ci si sta muovendo tutti in massa, trascinati dal trend del momento, quando invece bisognerebbe pensare ai propri interessi, quello che vuoi veramente e non quello che vuoi far vedere agli altri. Siamo sempre in quel limbo, no? Dove conta non essere ma far vedere, e purtroppo i social questo aspetto lo stanno peggiorando, perché siamo in tanti, forse siamo anche un po' in troppi. Però bisogna accettare quello che viene, e dato che il futuro è ormai scritto e saremo in tantissimi ad avere un camper e a possedere un mezzo itinerante, vale la pena organizzarsi per il futuro. E soprattutto mi piacerebbe cercare di espandere la mia ignoranza post editing anche su altri argomenti, magari di attualità e di intrattenimento, che vi possano far sorridere, che vi possano essere di compagnia in questo periodo di transizione dal lockdown a una vita normale. Dopo questo breve discorsetto di 10 minuti che vi avrà sicuramente scassato i coglioni, ora mi alzo e comincio il nuovo progetto Sbragliando 2021. Ciao a tutti!